time I'd been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too... Gigi Simoni, buon pomeriggio, ben trovato su Cosenza Channel. Grazie a voi di avermi invitato. Le storie si possono raccontare seguendo due strade, quella dei fatti e quella degli uomini. Ti proponiamo di vivere una breve esperienza con noi, cercando di camminare su una sorta di binario, tenendo sempre presente gli uni e gli altri. Cominciamo. Gigi Simoni arriva a Cosenza, che è un ragazzino. Si chiama Roberto Ranzani, ti segue Tony Ferroni. Che squadra trovi, che città trovi? La città che probabilmente stava sbocciando e per poi diventare quella che ho trovato oggi quando sono venuto qua, una città meravigliosa. Una squadra che era in ricostruzione, Roberto Ranzani il primo anno venne chiamato per, come si suol dire, abbassare un po' i costi, cercando di fare un buon campionato. Se non mi ricordo male arrivamo a sfiorare la Coppa Italia. Il primo anno. Il secondo anno Roberto Ranzani ebbe l'intuizione e il coraggio di sfoltire, uso un termine così, i vecchi, tra virgolette, a quali sono comunque legatissimo, per fare esposto ai giovani. Claudio Lombardo, io, Denis Bergamini, Daniele Simeoni, che giocava anche l'anno prima, Francesco Marino in pianta stabile titolare, e soffrimmo ma ci salvammo. E da lì è stata la nostra rampa di lancio per poi arrivare all'anno che vincemmo il campionato con Gianni Di Marzio e l'anno dopo in Serie B con Bruno Giorgi, guidati alla grande in quella cavalcata splendida che all'inizio purtroppo non arrivò alla promozione per via della classifica Wolves. All'inizio hai avuto il tempo di vivere l'exploit di Gigi Marulla. Sì. Cosa ricordi di lui, ma anche di Tivelli? Gigi, quell'anno lì sembrava dovesse partire come terza punta, che c'era Fabrizio Del Rosso e Tivelli, il quale veniva con un palmarès di tutto rispetto, ma sin dal ritiro si vedeva che Gigi aveva qualcosa in più degli altri. E se non mi ricordo fece 18 o 18-20 gol quell'anno lì, perciò... Ma era un giocatore di categoria nettamente superiore e lo dimostrò poi anche in futuro. E di Tivelli? Tivelli era un po' particolare, nel senso che noi era il nostro vecio, così detto come piaceva essere chiamato lui perché è veneto, un po' tirchio economicamente, ma molto dispensativo in consigli. E per noi quell'anno lì avere a che fare con Tivelli e anche l'anno dopo, anche il seguente, fu importante perché lui ci spiegava come funzionava e ci faceva capire com'era la vita del professionista del calciatore. Quando tu cominci a giocare, il secondo anno la squadra va in subbuglio, si arriva addirittura all'ammutinamento. Non so se ricordi, mister Montefusco all'epoca venne fortemente contestato dai calciatori, due senatori, tra cui Morra e Petrella, vengono sospesi all'epoca dalla società. In questo clima tu vieni chiamato a giocare al posto di Delli Pizzi. The lift is up where we belong. Mi ricordo che
prima di andare a casa per Natale, giocammo con la Ternana, facemmo 1-1 e mentre andai a casa Tony Ferroni mi disse, che tra l'altro ringrazio per quello che ho fatto, che lo devo soprattutto a lui, mi disse dobbiamo prepararci perché secondo me c'è la possibilità che quando torniamo ti butti dentro e tu se vai dentro non devi più uscire, mi disse. Andammo a casa, chiaramente su 4 giorni di vacanza con lui ho fatto 2 allenamenti, il pre-natalizio e post-natalizio, chiaramente. E quando tornavamo su, aiutati anche probabilmente dall'influenza di Domenico, degli Pizzi, Montefusco mi fece giocare e poi da lì non sono più uscito. Ma ricordo che mi furono tutti vicini e che tutti erano sicuri che io poi avrei fatto bene, insomma, anche se magari ero forse io il più timoroso perché chiaramente non avevo esperienza, però tutti quanti erano sicuri che io fossi riuscito a tenere alto il nome della città. E la tua esperienza a Cosenza, la partita più bella secondo te che hai disputato? Qual è stata? Ho disputato? Ma molti dicono col Messina proprio, che fu la mia prima partita al San Vito e la seconda in generale. Però io ricordo anche un Cosenza-Empoli, dove vincemmo 2-0, dove penso di aver fatto una parata che ancora quando ci penso mi vengono i brividi. E non su un avversario, ma sul mio compagno di squadra, su Bruno Caneo, in un tentativo di liberare l'aria, arrivò e la mise all'incrocio dei pali. Io, uno scatto felino, e riuscì a deviarlo in calcio d'angolo. Distinto. Da Montefusco a Montez, poi Franco Liguori, infine Gianni Di Marzio. Come li ricordi tutti questi allenatori? Montefusco, io devo tutto a Montefusco perché il coraggio che ha avuto di buttarmi dentro insieme a Roberto Ranzani e Tony Ferroni, però fu lui idealmente, cioè praticamente dire adesso lo fa giocare. Montez lo ricordo un po' così perché chiaramente rimase con noi non moltissimo, poi era... aveva una certa età, perciò era anche un po' particolare da prendere con le molle. Con Liguori non ebbi un grandissimo rapporto, anche se poi io mi sono comportato comunque da professionista e ho cercato di dare il massimo lo stesso, perché lui non voleva, con lui non si poteva dialogare, non si poteva discutere, lui ordinava e noi dovevamo eseguire, anche se a mio modo di vedere qualche volta gli ordini non erano sempre consoni. Però, ripeto, fa parte anche del calcio, insomma, chiaramente poi lui era deputato a decidere, a comandare, e io poi giustamente dovevo obbedire. Mentre con Di Marzio e con Giorgi io ho avuto un rapporto stupendo, meraviglioso, anche se i due sono completamente diversi, all'opposto. Di Marzio vulcanico, da tutti veniva un po' additato come non un grandissimo tattico, e invece secondo me lui aveva, tatticamente era preparato, ma quella spinta in più ce la dava sotto l'aspetto della carica agonistica. Era un motivatore. Noi andavamo in campo, sembravamo 11 tigri inferocite, sembravamo, e la carica ce la dava lui, e ci sono degli episodi che noi andavamo in campo, avevamo già vinto prima di giocare le partite, per dire, ci caricava in maniera esasperata, mentre con Bruno Giorgi l'anno dopo invece il contrario, molto più tecnico, tattico, e meno caricatore, anche se poi quando c'era da bastonare, Bruno Giorgi ci ha bastonati tutti, ci voleva bene come i suoi figli, però quando c'era da bastonarci giustamente lui ci bastonava alla grande. Ma forse con Giorgi abbiamo espresso un calcio che non si è più, almeno io poi non l'ho più rivisto, una squadra che venivamo già dati i retrocessi prima di andare in ritiro, che forse anche la città non credeva molto in quella squadra. Invece noi, tra l'altro Giorgi ce lo disse dopo 3 giorni di ritiro, noi faremo bene bene. Lui, tra l'altro, mi ricordo un particolare, che lui prima delle partite diceva in una busta metteva il risultato.
e l'unica volta che ha sbagliato è stata a Genova, dove lui aveva messo 0-0, aveva messo, noi perdemmo 1-0 su autorete di Ugo Napolitano. Gigi Simoni com'era da calciatore? Ha lo stesso carattere di adesso? Aveva lo stesso carattere di adesso? No, forse ero più impulsivo, più sbarazzino, avevo rabbia sportiva, ma quella ce l'ho ancora, avevo voglia di emergere, volevo arrivare e non volevo perdere neanche le partitine, neanche il calcio tennis, neanche il torello, volevo fare. E, mentre adesso chiaramente con l'età c'è un pochino più di saggezza, un pochino più di esperienza, però io preferisco quello di prima, preferisco. Poi è arrivato l'addio, il saluto. Dopo 5 anni forse era giusto anche cambiare, anche se poi era più un problema di distanza, perché io abitavo ancora, tuttora abito a 900 km da Cosenza. Se fossimo stati a 300 km io non sarei mai andato via da Cosenza. Tra l'altro poi io, prima di firmare col Pisa, ebbi un ripensamento, non volevo più neanche andare via, perché lasciare i miei compagni di squadra di tante battaglie, Denis Bergamini, Claudio Lombardo, Michele Padovano, Sergio Galeazzi, Ciccio Marino, ebbi un ripensamento, però Ranzani disse: ormai hai fatto questa scelta, devi andare fino in fondo. Giustamente lui esperienza e mi consigliò di andare, e andai, e fui anche contento alla fine di andare via. Però chiaramente l'esperienza, l'ultimo anno di Cosenza, la Serie B è per me l'anno più bello della mia vita calcistica, e forse non solo calcistica. Cosa ti ha lasciato? Cosa ti sei portato dietro di Cosenza, di quell'esperienza nel Cosenza? Allora, il connubio squadra città, che era qualcosa di... e società anche, perché dobbiamo essere sinceri, la società a quel tempo era veramente come si doveva, e non si fanno risultati se non c'è dietro una solida società, che non vuol dire economicamente solida, ma anche strutturalmente. E l'amicizia che non potrà mai essere... Tu prima hai visto come mi ha lasciato Ugo Napolitano quando è venuto, ci siamo salutati. Perciò ti puoi immaginare la forza di quel gruppo e cosa ci può essere stato in quegli anni tra di noi, che non potremmo mai più trovare nessun'altra parte, che forse nessuno di noi ha trovato poi da altre parti. Ancora vi sentite sempre con... Certo, certo. I vecchi, certo, giocatori del Cosenza. L'anno scorso poi abbiamo fatto anche una partita, abbiamo fatto di questi tempi in commemorazione di Denis al suo paese, e ci siamo trovati ancora là. Cioè, per noi è un piacere stare insieme, per noi è una grande gioia ogni volta che ci possiamo vedere, stare insieme. È un ritornare indietro al passato che probabilmente non tornerà più, perché chiaramente abbiamo altre età, altre mentalità, però ogni volta che si può e che c'è lo spazio, noi ci troviamo, perché ci volevamo e ci vogliamo bene. I heard that you're settled down, that you found a girl in your
married now. Hai parlato di Donato Bergamini, tu hai rilasciato diverse interviste, sai che il caso è stato riaperto, certo. Cosa pensi? Cosa ti viene in mente quando ti dico Donato Bergamini? Innanzitutto un fratello, un amico fraterno che chiaramente avevamo un rapporto, avendo vissuto 4 anni in appartamento assieme qua, avendo condiviso sfide, battaglie sul campo, un'amicizia fraterna. Poi quello che io penso, l'ho sempre pensato fin dal primo giorno, che lui non può essersi suicidato. Per come lo conoscevamo noi, per come lo conoscevo io, lui sicuramente non si è suicidato. Never mind, I'll find someone like you. Di quel periodo cosa ricordi? Si giocò poi un Cosenza a Messina dopo la morte di Sì, io però non c'ero già più, ero a Pisa, Ma di quel periodo cosa ricordi? Perché vi siete sentiti comunque, certo, con certo, i calciatori. Certo. Sì, sì, una grande tristezza. Io mi ricordo che lo seppi la domenica mattina, perché il sabato sera, quando venne data la notizia, il presidente di dove giocavo io, del Pisa, Romeo Anconetani, fece in modo che io non venni a sapere della notizia, sapendo il legame che io avevo per questo ragazzo qua. Quindi tu l'hai saputo dopo? L'ho saputo domenica mattina, mi chiamò in albergo Giuseppe Maltese, l'allora massaggiatore. Io pensavo che fosse successo qualcosa, sicuramente, perché ma pensavo fosse più casa mia che una cosa che mi riguardasse a livello familiare. Poi lui mi disse della vicenda, e nel frattempo arrivarono Romeo Anconetani e l'allenatore, mi dissero che se volevo non giocare potevo andarmene via anche subito a Cosenza. Io gli dissi che il modo migliore per ricordarmelo, per commemorarlo, era disputare la partita. Poi dopo chiesi di tornare subito a Cosenza, perché non potevo non venire. Perché secondo te, a distanza di così tanto tempo, è stato riaperto questo caso? Perché i genitori e la sorella non hanno mai mollato, non hanno mai creduto, e vogliono e pretendono giustizia. Ed è giusto che chi deve la dia la giustizia. Potessi avere in questo momento davanti Donato Bergamini, cosa gli diresti? Io mi ricordo l'ultima frase che ci siamo scambiati al telefono qualche settimana prima dell'incidente. Da lì a poco doveva esserci Cosenza-Pisa, e lui e Michele mi dissero che mi avrebbero segnato un gol lui e un gol l'altro. E io gli dissi: ve lo potete scordare, non vi farò fare gol neanche se morite, se stiamo 24 ore in campo non vi faccio fare gol neanche se morite, insomma. E queste erano le nostre conversazioni, sempre ci stimavamo e volevamo vedere chi tra di noi prevaleva sull'altro. Però io credo che la nostra amicizia sarebbe comunque sarebbe finita 0-0 sicuramente, sarebbe finita tra di noi. E io spero però un giorno, siccome sono credente, spero che un giorno avrò la possibilità di fare quella partita su un altro campo. Sei nell'anima. Sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. E questa sicuramente è una delle cose più belle che ci potevi dire. Ritorniamo a parlare di calcio. Il tuo calcio, con il calcio di adesso, che cosa è cambiato? Non c'è più, il mio calcio è finito, nel senso che io ho fatto parte di un'epoca dove ancora, se non firmavi un contratto ma davi la mano, era più di una firma in calce. Ora invece i contratti si stracciano,
aiosa, cioè lo fai oggi, domani per 50 euro in più lo stracci e vai da un'altra parte. Non è più il mio calcio, non so fino a quando ci vorrò stare in questo calcio, perché non per me è fatto di passione, di valore, di amore, di attaccamento, di allenamento sul campo, di sacrificio, di sudore. Io credo che adesso invece si sia solo, come si dice, come si può dire, non si va più avanti per merito, ma per delle conoscenze, e anche quando non ci sono i meriti. E io questo calcio qui non lo posso tollerare. Probabilmente sono fuori dal contesto io, probabilmente io fra qualche anno non allenerò più, non sarò più in giro nel calcio, però io preferisco ricordarmi il mio calcio, non quello di adesso. Potresti, diciamo che provi a cambiare questo calcio, che cosa vorresti fare? Io ci sto provando, nel senso che quando ho lavorato nei settori giovanili ho cercato di costruire prima degli uomini seri, veri, importanti, che quando danno la parola la mantengono, e poi dei calciatori. Secondo me bisogna cominciare dalle fondamenta, perché ormai la testa è come quella del pesce che puzza, dicono, perciò bisogna cominciare dai giovani, dai ragazzini. Chiaramente bisogna riformare anche i dirigenti, la dirigenza, perché si fa tutto per il vil denaro. Se non c'è il denaro, se non c'è interesse, non c'è... Io mi ricordo i primi anni a Cosenza, soldi non ce n'erano, abbiamo combattuto delle battaglie per averli, però in campo noi andavamo e ci battevamo come dei leoni comunque. Invece adesso basta che ci sia un ritardo, una cosa, un'altra, è un problema, diventa tutto, si pensa solo ai soldi. Io dico che prima il calcio era passione e amore, adesso è solo soldi, e io non voglio stare in questo calcio qua. Cosa resterà di questi anni 80? Fotografia. Parliamo della vicenda attuale del calcio scommesse. Petrini ha detto non è una novità, è stato sempre questo il calcio. Gigi Simoni come la pensa? Ma io non sono d'accordo con Petrini, nel senso che perlomeno non sono a conoscenza di certe cose. Lui forse, sì, magari può essere capitato, sicuramente è capitato che un pareggio stava bene a noi e stava bene agli altri, sicuramente, questo non posso... Però io di partite dei miei compagni e miei non ne ho mai saputo di... infatti nessuno della mia epoca è coinvolto nel calcio scommesse o in cose del genere. Ti ripeto, magari qualche pareggio si è fatto di comune accordo, un punto a te, un punto a me, va bene così, ci può anche stare. Ma per soldi mai, per soldi mai. Prima o poi sarebbe venuto a galla, diciamo, per quello che è il calcio moderno. Si parla e tanto di combin e roba del genere. Perché secondo te in questo calcio che cosa c'è di malato? Come ti ho detto prima, per me c'è solo il soldo, conta solo il soldo. Conta, io non sono così, poi io mi meraviglio, dico vabbè, posso capire, tra virgolette posso capire, giocatori di C2, di C1 dove stanno 4-5 mesi senza prendere soldi, e allora dove possono essere avvicinati o avvicinabili, non lo accetto, ma lo comprendo. Ma giocatori che stanno emergendo in queste cose, che guadagnano soldi che ai miei tempi ce li sognavamo proprio, ma veramente non lo accetto, e spero che chi abbia il potere di decidere, cioè li elimini completamente, perché non è giusto nei confronti di quei ragazzi che magari invece sono in C, che non prendono, o anche in Serie D, o anche dove non prendono una lira, eppure continuano ad andare a un euro, perché ai miei tempi c'era la lira, adesso c'è l'euro, dove continuano a dare comunque passione e amore a questo gioco. Non è giusto nei loro confronti che altri, che guadagnano cifre esagerate, sproporzionate, facciano anche certi giochetti. Siamo in chiusura di questa intervista, un tuffo nuovamente nel passato. Il Cosenza, grazie anche a te, ha riconquistato la Serie B dopo 25 anni. L'immagine che ti viene in mente di quel Cosenza, di quella città, di quella tifoseria, qual è? Allora, è legato a qualche anno dopo, nel senso che quando noi ritornammo qua
correggimi se sbaglio, nel 96-97, quando il Cosenza di Pagliuso e Castagnini ritornò in Serie B, o 98, adesso mi sfugge l'anno, tornammo, chiaramente con qualche chilo in più, qualche capello in meno, un po' così, Giansanti e Giovannelli sembravano due scaricatori di porto, per, viste le dimensioni che arrivammo qua e ci cambiamo, entriamo al San Vito e la curva ci ha riservato un'ovazione come fossimo noi che avessimo vinto il campionato quell'anno lì. E chiaramente inneggiando anche al nome di Donato Bergamini, perché Donato Bergamini era l'unico che mancava di quel gruppo. E quella è l'immagine più bella che io mi ricordo del mio Cosenza, diciamo. Come si può ritrovare quell'entusiasmo? Che Cosenza ha perso in questi anni? È una domanda difficile a cui io provo a dare una risposta, nel senso che prima di creare una squadra forte occorre una società forte e occorrono degli uomini veri, occorrono degli uomini seri. Io con questo non voglio dire che questi non lo sono, non conosco nessuno di questa dirigenza, ma reputo che prima di tutto bisogna ritrovare l'entusiasmo tra pubblico e società, si crea una squadra, una società forte e poi dopo magari si ricomincia come facemmo noi dal basso, si ha il coraggio di mettere dentro qualche ragazzo, si spiega alla piazza che non si può vincere subito, che è meglio costruire una cosa solida e che duri nel tempo, che ne magari una cosa effimera, compriamo Boni e Platini e Maradona e poi dopo il giorno dopo ci sono le istanze di fallimento. Invece facciamo come ha fatto Roberto Lanzani, andiamo a cercare dei giovani interessanti nelle categorie inferiori e poi dopo da lì costruiamo. Io non penso che a Cosenza o nella provincia di Cosenza non ci siano giocatori, anche giovani che possono, io mi ricordo i due nomi, Fiore e Morrone, non è che sono di Parigi, sono di Cosenza, perciò io credo che i giocatori importanti ci siano anche a Cosenza e nella sua provincia. E comunque qualche giocatore si può trovare anche fuori, ma prima di tutto bisogna ritrovare l'entusiasmo e la voglia di... il connubio tra società e città e tifosi. Gigi, i titoli di coda di questa intervista a te, i ringraziamenti a chi vanno? Allora, se io nomino qualcuno me ne dimentico qualcun altro e perciò tutti i miei amici, tutti chi, perciò io ringrazio completamente tutta la sua interezza, la città di Cosenza che mi ha tenuto qua 5 anni e che mi ha adottato come un figlio, perché io quando sono venuto qua ero ragazzino, ma mi ha fatto sentire come a casa mia. Io ringrazio tutta la città e ringrazio voi che mi avete dato la possibilità di poter ringraziare ancora una volta a distanza di tanti anni la mia città Cosenza. Grazie mille. Grazie a voi.